Sintesi del match tra Catania femminile e Napoli femminile, quinto appuntamento in campionato dopo le due vittorie maturate contro Lazio e Salento e il pareggio preziosissimo in terra napoletana contro la Domina Neapolis. Il Catania ospita la squadra del Napoli femminile al San Gaetano di Belpasso per dare continuità e magari il quarto risultato utile consecutivo. Match sicuramente complicato perché il Napoli, nonostante il punto in meno in classifica, è davvero molto quotato per le vette del campionato di Serie B. Il fischio del direttore di gara Morabito, che sarà coadiuvato dagli assistenti Bonanno e Sirna. Lettura delle formazioni con il Catania che propone tre pali Musumeci, due Njongu, tre Maggio, quattro Calanna, cinque Costanzo, sei Salvoldi, sette Manno, otto Morillo, nove Di Mauro, dieci Guardino e undici Zapalai. Il mister, come sempre, il signor Peppe Scuto. Una partita che sicuramente non è facile alla vigilia, ma che con il cuore si può portare, ripetiamo, dopo il pareggio in terra partenopea allo Iorio di Napoli. Partita che inizia con il Napoli che attacca da destra verso sinistra rispetto alla tribuna centrale, fronte opposto evidentemente per la squadra rosso-azzurra, che nei primi minuti subisce comunque il possesso del pallone della squadra comunque bianco-azzurra, una squadra che all'ottavo minuto di fatti passa in vantaggio, quindi Napoli 1 Catania 0 con l'autorete sfortunata di Miriana Maggio, che nel tentativo probabilmente di allontanare il pallone praticamente calcia la sfera alle spalle di Manuela Musumeci, che aveva cercato l'uscita. Qui il fuorigioco di Noemi Manno probabilmente non ci stava, Bonanno ravvisa, sbandiera appunto il fuorigioco. Napoli che attacca e prova anche ora la rete del 2-0. Qui si vede che appunto la squadra rossa-azzurra è in crisi, non riesce a spazzare bene il pallone e trova la squadra partenopea il 2-0 al quarto d'ora con la rete di Moraca, la numero 10, che va ad esultare nella folta rappresentanza di tifose ospiti. Napoli 2 Catania 0 al San Gaetano di Belpasso, sicuramente un approccio totalmente da cancellare per le ragazze di Scuto, che poi vanno ancora una volta in bambola con l'opportunità di Moraca, che calcia a lato non trovando lo specchio della porta. Al 25esimo esce anche Aurora Calanna, il capitano rosso-azzurro, favorendo l'ingresso in campo di Valeria Campagna. Al minuto 28 Napoli che triplica, vedete l'azione come è articolata e ben manovrata con la numero 11 Vecchione, questo passaggio che poi va di nuovo a centrocampo e il tiro in porta da parte di Russo, che uccella Manuela Musumeci, questa conclusione a mezza altezza, Manuela Musumeci che non arriva su questa palombella, sorpresa, Manuela Musumeci che aveva davvero compiuto prodezze a profusione contro la Domina Neapolis, fra cui il calcio di rigore è appunto respinto all'85esimo minuto, qui sorpresa per il 3-0, ma non è tutto. Al minuto 40 Napoli che difatti chiude gioco, match e incontro con la rete di Ascolese, questo pallone difatti calciato alla destra del portiere Musumeci. Sicuramente un Napoli che merita il parziale, quattro reti sono pure pesanti, un Catania che deve riflettere nei secondi 45 minuti di gioco per evitare almeno una goleada e poi ritornare con l'intensità delle partite migliori. Secondo tempo che inizia con il Catania che attacca evidentemente stavolta da destra verso sinistra rispetto alla tribuna centrale, sotto di 4 gol, ci vuole sicuramente una rimonta molto molto importante, ma ci vuole anche più carattere per almeno segnare il primo gol. Questa azione, questo pallone verticalizzato, non arriva per poco Noemi Manno a impattare col pallone. Qui il Catania si deve difendere dagli attacchi partenopei, questo ricamo ancora per la conclusione alta sopra la traversa di Russo, che sfiora quindi la sua doppietta personale. Questo pallone poi calciato in profondità a cercare Noemi Manno, alterna a sinistro, poi il tiro cross della numero 7, il pallone che va tra le braccia del portiere Iannone, qui inquadrata Serena Guardino dalle immagini montate da Fulvio Begherucci. Se ne va la numero 11 Vecchione, questo tentativo di mettere il pallone, brava Manuela Musumeci a smanacciare
questo pallone, allontanare quindi il pericolo. Poi Marem Jongu, tra le migliori in campo, 7 giorni prima contro la Domina Neapoli, su questo pallone verticalizzato benissimo per Anna Zappalà. Ancora la banderina, stavolta di Sirna, a ravvisare posizione di offside, qualche fuorigioco probabilmente sbagliato dalla terna arbitrale. Napoli che attacca e potrebbe andare a firmare la cinquina. Manuela Musumeci prima, poi la conclusione della numero 17, entrata nei minuti finali. Catania 0, Napoli 4, il triplice fischio del direttore di gara. Tra 7 giorni il Catania andrà a giocare una partita importante in trasferta contro l'Audax, che è a quota 8 punti in classifica, quindi sopra di un punto. Andiamo con le interviste, abbiamo sentito Jongu, Maggio, Calanna e Morillo per capire l'umore dopo questa disfatta.